Nella giornata di sabato 25 maggio si terrà la terza giornata regionale del gioco libero all'aperto, dopo il grande successo delle precedenti due edizioni. L'evento, annunciato dall'assessore Caucino, cade l'ultimo sabato di ogni maggio e quest'anno avrà il suo epicentro a Biella, dove in Piazza Martiri della Libertà verranno organizzati giochi e intrattenimenti per i tanti bambini e le loro famiglie che parteciperanno all'evento. Il gioco all'aperto è per definizione il gioco libero, libertà di movimento, di pensiero, libertà di relazione ed è gioco attivo, dove il bambino sperimenta nel rispetto delle proprie possibilità motorie, scegliendo ed orientando la propria azione secondo i suoi bisogni e la sua curiosità. Con questa importante iniziativa ribadiamo ancora una volta l'importanza del ritorno alla socialità, in un mondo ormai dominato dalla solitudine dei social media e del divertimento elettronico, spiega Caucino. Tra i tanti benefici che si possono individuare nel favorire il gioco all'aperto, c'è anche la possibilità di un'attività fisica da parte del bambino che merita di essere sottolineata, in un'epoca in cui la sedentarietà è un pericolo concreto. Camminare, saltare, correre permettono e favoriscono la coordinazione motoria e la resistenza fisica, combattendo malattie anche importanti come l'obesità legata a stili di vita sbagliati. In un contesto in cui i ragazzi sono assorbiti dall'uso ormai totalizzante dei social media, che però favoriscono una paradossale socialità a distanza, spiega Caucino, questa giornata riveste un'importanza simbolica e concreta fondamentale.